chiederete cosa ci sto facendo con una piantina in mano. Ebbene sì, questa è Gianna, io ve la volevo presentare, è la piantina di mio fratello. E più che piantina è un fagiolino che poi diventa così. Me ne dovrò prendere cura per una settimana. Volete vedere se sopravviverà? Guardate il prossimo video, ma io non assicuro niente perché pollice verde io zero. Lo rimettiamo a posto perché già la stresso troppo. Buongiorno a tutti e benvenuti su Sfighe, Sfoghi e Cose Strane. Allora, io volevo raccontarvi di una cosa che mi è successa ieri mentre stavo al lavoro. Faccio la barista e nel mio store abbiamo il bagno, tra virgolette, solo per i clienti. Cioè, tu prendi qualcosa e nella ricevuta c'hai il codice per andare al bagno. Ragazzi, sono entrati e sono andati direttamente al bagno senza né salutare né niente. Dico, vabbè, non fa niente, è sabato, siamo tutti felici, chi se ne frega, andate al bagno, sì. Tanto io mezz'ora stacco, che me ne frega a me. Fatto sta che poi escono dal bagno, poi vengono davanti al bancone quando sono usciti dal bagno e con la faccia molto, come per dire, faccio quello che voglio, mi prendono tipo 3 manciate di fazzoletti e se ne vanno senza chiedere niente, ma niente, senza dire ciao, posso, scusami un fazzoletto, niente. Perché molto gentilmente e tranquillamente io gli dico, boh, almeno grazie, che ne so, posso. Mi si gira questo ragazzo e mi fa, ma perché vorresti dire che i fazzoletti sono tuoi? Tu mi stai dicendo che è un crimine prendere i fazzoletti? Assolutamente no, non è un crimine prendere i fazzoletti, ma almeno grazie, cioè, posso, che n'hai? No, niente, è andato al bagno e non ti ho detto niente. Mi prendi i fazzoletti almeno ieri, me li no. Anche questo ragazzo mi fa, ma tu chi ti credi di essere? Guarda dove lavori, stai dietro al bancone di un bar. Che ti pretendi di essere? Dove vuoi andare nella vita? Io molto tranquillamente, non so come ho potuto mantenere la calma, professionalità lavorativa, non lo so, ho mantenuto la calma e gli ho detto innanzitutto non alzare la voce, secondo poi chi sei tu che vieni nel mio store, che non è mio ma ci lavoro io, quindi me ne devo prendere cura io, e vai al bagno che poi pulirò io e prendi i miei fazzoletti, senza chiedermi niente. Chi sei tu? No, chi sono io? Io sto lavorando, tu no. Al che prende questo fazzoletto, ci sputa dentro, vi giuro ragazzi, ci sputa dentro e me lo lancia. Incomincia a prendere tutte le lids, che sono quei coperchietti bianchi che vanno sopra le tazze, e incomincia a buttarli tutti per terra. Mi innervosisco un po' e gli dico, boh, se non la smetti chiamo la polizia, cosa che ho fatto oltretutto, perché hanno incominciato veramente a offendere sia me che la mia collega e avere parole pesanti per quanto riguarda il lavoro, ovviamente, dicendo che noi non siamo niente, noi non siamo nessuno, che non andremo mai da nessuna parte, che cosa pretendiamo di fare nella vita se siamo dietro un bancone di un bar. Allora io volevo dire una cosa a questi ragazzini e a tutte le persone che discriminano questi tipi di lavoro, che sono lavori come tutti, ok? Tu invece chi sei per giudicare un lavoro? Tu chi sei, ok? Tu, soprattutto tu che hai 15 anni, come ti permetti a dirmi che io non sono nessuno? Cosa ne sai, che cosa faccio nella mia vita? Tu invece che fai? Chi sei? Vai a lavorare, poi ne riparliamo, ok? C'è gente che si sveglia alle 4 di mattina per andare a pulire la strada che lasci sporca tu, ok? Vai tu la domenica mattina a pulire il vomito, ok? Per non dire nient'altro, il vomito di chi si è ubriacato, di te che hai fatto festa il sabato sera. Vai a pulire tu il vomito per terra, poi ne riparliamo. Vai a guidare un autobus tutta la notte, ok? Con la gente che ci sta ammalata qua in giro. Vai, vai a fare questi lavori, vai a pulire i piatti in un ristorante, ok? Dove tu mangi. Ok? Che se non ci siamo noi a fare questi lavori, tu dove vai, Anna? Eh? Scusate raga, prendo un po' d'agitazione perché veramente io non concepisco che nel 2016 ancora stiamo a questo punto, quindi mi dovevo un attimo sfogare e condividere con voi questa cosa che veramente secondo me è vergognosa, vergognosa, perché ogni lavoro è umile e ogni persona si merita di essere rispettata, qualsiasi lavoro esso faccia, qualsiasi. Tu non sei nessuno per venire a giudicare il mio lavoro. Nessuno. Ti devi lavare la bocca prima di parlare di qualsiasi lavoro. Vallo a fare, poi ne riparliamo. Poi ne riparliamo. Chi non è nessuno nella vita. Vai veramente a faticare. Ok? Vai a lavorare nelle miniere, vai a fare il muratore, vai a spaccare il... Poi ne riparliamo.
Quindi ragazzi, per favore, se la pensate come me o se comunque avete un commento su questa cosa, appunto commentate e fatemi sapere cosa pensate voi, perché secondo me è vergognoso, veramente vergognoso che c'è gente che ancora discrimina i lavori, ok? Quindi fatemi sapere in un commento e soprattutto iscrivetevi al canale, pollici in su, e noi ci vediamo al prossimo video!